Ciao ragazzi, bentornati! Come avevo detto nel video precedente, ho intenzione di fare ogni mese il video delle letture del mese. Ho iniziato subito male perché c'è stato a fine luglio, avevo un sacco da fare, ho avuto degli spettacoli da organizzare e da fare, quindi non sono riuscita a fare il video delle letture. Subito dopo, ad agosto, sono partita per il mare e ormai niente era andata e quindi ho detto... Alla fine, vabbè, le faccio, faccio il video cumulativo delle letture di luglio e agosto. Vi faccio vedere quello che ho letto in questi due mesi. Eccoli qua, i libri che ho letto questi due mesi. Sono questi, ne ho letti 1, 2, 3, 4, 5, uno in realtà qui non c'è, e partirò proprio da quello. Praticamente il primo libro che ho letto a luglio è stato La figlia oscura di Elena Ferrante. Ho letto questo libro, non ce l'ho qui perché praticamente il cane me l'ha mangiato, nel senso che era proprio, l'ho lasciato sul divano e l'ho ritrovato senza copertina e la prima metà del libro aveva metà delle pagine mangiate, quindi l'ho finito di leggere, poi l'ho dovuto buttare nonostante mi sia dispiaciuto un sacco. Allora, niente, io ho letto Elena Ferrante per la prima volta perché avevo visto in internet comunque che era un'autrice amata e apprezzata e quindi mi sono detta, vabbè, cominciamo, proviamo anche io a leggere. E ho letto La figlia oscura. Purtroppo non mi è piaciuto tanto perché la scrittrice scrive molto bene, forse era proprio il suo intento quello di non farci amare la protagonista, però io non posso leggere un libro dove la protagonista è così odiosa. È una donna che, una professoressa che è in vacanza, è separata e le figlie sono con il padre al momento, quindi per un mese e mezzo rimane in vacanza da sola con l'intento di rilassarsi e preparare corsi per l'anno successivo perché insegna all'università. Arrivata in spiaggia lei si accorge di una famiglia di napoletani, una famiglia di quelle belle grandi e chiassose, di cui ci fa parte una ragazza che è una ragazza molto giovane che ha già una figlia. Praticamente, per farla breve, perché non è che voglio raccontare proprio tutto, però per farla breve questa professoressa protagonista diventa un po' fissata con questa famiglia, in particolare con la ragazza e la bambina, quindi li fissa, li controlla, descrive tutti i suoi movimenti e arriva addirittura a privare la bambina, a rubare alla bambina la bambola in un momento di distrazione, la bambola a cui lei teneva tantissimo e quindi manda questa famiglia in subbuglio perché sono tutti alla ricerca di questa bambola, la bambina è triste, la bambina piange e rovina tutta la vacanza a tutti. Inoltre nel frattempo la protagonista racconta anche degli aneddoti della vita passata, la sua vita passata e praticamente da quando si è sposata, ha avuto le sue figlie, poi si è separata eccetera eccetera e si scopre che questa protagonista tutto quello che ha fatto durante la sua vita era dettato dall'egoismo e basta. Cioè questa donna tutto quello che fa, anche voler bene alle proprie figlie, è in realtà perché lei ha bisogno delle sue figlie con sé, per esempio, quindi in ogni caso tutto quello che fa lei lo fa per puro egoismo. Se si rende conto che una cosa la fa stare meglio, la fa, che faccia del male agli altri o no. È solo per questo che non mi è piaciuto tanto, perché la scrittrice magari scrive anche bene, però purtroppo non era facile leggere di una persona così, in ogni caso, una persona che non è positiva per gli altri. Sono comunque curiosa di leggere la trilogia dell'amica geniale, che so che è meravigliosa, tutti l'hanno amata, e quindi comunque tra un po' di tempo, quando mi sarà passata questa antipatia per questo libro, magari leggerò anche l'altro. La seconda lettura del mese invece è stata sempre un libro piccolino, però perché mi volevo un po' sbrigare, volevo portare avanti un po' di letture che avevo indietro, ed è stato classico Il grande Gatsby, oggi non si vede tanto bene, c'è un po' di luce, Il grande Gatsby di Fitzgerald. Non sto a raccontare la trama perché tutti la conoscete, è un libro che mi è piaciuto veramente tanto, cioè è un libro che in pochissime pagine, quante sono poi? 160 pagine, infatti l'ho letto in due giorni, a malapena, e riesce a descrivere dei personaggi molto molto bene, ma addirittura riesce a
a farci capire come sono i personaggi ad un primo impatto, quindi a farci un'opinione come se fossero persone reali, ovvero che noi le vediamo e a primo impatto pensiamo una cosa e poi piano piano le scopriamo e cambiamo le nostre idee su appunto su questi personaggi. Quindi mi è piaciuta veramente tanto l'idea di vedere le vicende tutte dal punto di vista di una persona che per caso si è trovata lì, si trova sempre in situazione in quel momento presente e quindi ci descrive quello che lui vede e lui per caso trova sempre in mezzo a questi drammi e ne parla a noi, quindi è veramente veramente bello, ovviamente intrigante, spinge proprio ad arrivare alla fine. La figura di Gatsby è spettacolare perché sembra l'uomo più superficiale del mondo e scopriamo poi che non lo è, e Daisy, che sembra la donna più romantica e amorevole del mondo, si rivela invece la donna più superficiale. Quindi consigliatissimo. La sera stessa di cui ho finito il libro ho guardato il film perché l'avevamo registrato, aspettavo di finire il libro. E anche quello mi è piaciuto tanto, cioè io vi consiglio, chi non ha né letto il libro né visto il film, chiaramente di leggere prima il libro, ma è veramente fatto bene, addirittura ci sono, dato che il libro è così piccolino, sono riusciti a fare un film identico, quindi ci sono le stesse battute, gli stessi abiti, una cura insomma dei particolari molto molto forte e... appunto il fatto che ci fossero addirittura le stesse battute che poi avevo appena letto, quindi me le ricordavo, l'ho apprezzato veramente veramente tanto, significa che l'hanno curato veramente molto. Poi vabbè, DiCaprio lasciamo perdere, a me piace, quindi ovviamente il film mi è piaciuto, insomma io ve lo consiglio, veramente veramente bello. Passiamo al terzo libro che ho letto ed è stato questo, anche questo molto famoso, 1Q84 di Murakami. Questi sono il libro 1 e 2 e poi ci sarà un terzo che io ancora non ho acquistato. Questo libro l'ho comprato sulla scia insomma di questo successo, chiaramente, che ha questo scrittore che piace veramente tanto. Però cosa è successo? All'inizio non l'avevo cominciato perché avevo letto dei commenti su Anobi dove si diceva che il libro che era troppo lungo, che lo scrittore avrebbe potuto scrivere le stesse cose nella metà delle pagine, quindi come se avesse voluto un po' allungare il brodo tanto per fare un librone, e quindi ero un po' titubante. Poi al mio club del libro è stato scelto questo autore qui e quindi ho deciso di leggere il libro che avevo a casa e mi sono dovuta ricredere. Bello, molto 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 bello. È vero che l'autore è molto minuzioso, quindi scrive tanti particolari, tanti, ci sono dei momenti in cui racconta la storia dei personaggi, che è comunque utile, ma magari si dilunga molto, ma non per questo non è un libro bello, cioè scrive talmente bene che anche se è molto dettagliato, anzi a maggior ragione lo apprezzi maggiormente perché è ti fa capire perfettamente che cosa fanno i personaggi, come si muovono, che cosa pensano, l'espressione, il fisico, i paesaggi, tutto. Ma non è mai noioso, è una scrittura molto scorrevole. Forse il secondo libro poteva essere leggermente più breve, ma insomma, niente di illeggibile. Io l'ho letto in poco tempo, insomma, me l'ho portato, io penso, in un paio di settimane ad averlo finito, nonostante sia lungotto. La storia, brevemente, molto brevemente, i capitoli sono tutti alternati, uno dalla parte di Tengo, un uomo che è uno scrittore, per hobby diciamo, e poi è un professore in una scuola di preparazione, un professore di matematica, è un uomo che grazie proprio a questa sua passione per la scrittura entra in contatto con una giovane scrittrice, Fukaeri, una ragazza che ha scritto un libro, La Crisalide d'Aria, che si è candidata diciamo per ricevere un premio letterario, ma praticamente l'editor gli fa capire che non è possibile che lo vinca perché per quanto la storia sia interessante e innovativa, in realtà non è scritto molto bene, si vede che è scritto da una dilettante, e chiede quindi a questo Tengo di riscrivere il libro perché lui in realtà non è uno che ha tante idee, però scrive molto bene. Ecco quindi che lui si trova invischiato in questa faccenda un po' da tenere nascosta, perché in ogni caso non si deve sapere che il libro non è stato veramente veramente scritto da questa Fukaeri, e lui riscrive La Crisalide d'Aria, ha un grandissimo successo e lui entra in contatto con Fukaeri, la conoscerà e
Man mano che la storia va avanti scopriremo il passato un po' losco legato anche ad una setta religiosa molto molto particolare che è appunto di questa ragazza, da dove proviene questa ragazza. L'altro capitolo invece, il capitolo alterno, è invece dal punto di vista di Aomame, che è una giovane donna che lavora in una palestra ma che lavora anche per una signora che l'ha assunta per uccidere praticamente gli uomini che maltrattano le donne. Perché questa decisione? Perché sia Aomame che la signora hanno avuto una vicenda simile, ovvero la signora è morta, si è suicidata la figlia di questa signora perché era maltrattata dal marito, e allo stesso modo la migliore amica di Aomame si era uccisa perché maltrattata dal marito. Quindi loro, con molta attenzione, seguendo delle regole specifiche che non vi sto a dire, comunque Aomame viene assoldata per uccidere questi uomini e maltrattano le donne. In tutto il libro noi sappiamo soltanto che loro due, Aomame e Tengo, hanno avuto un contatto quando erano molto molto piccoli, quindi quando andavano a scuola hanno avuto un momento in cui le loro strade si sono incrociate, e poi basta, loro sono cresciuti completamente divisi ma non si sono mai dimenticati l'uno dell'altro. Tutto il libro è un racconto di queste storie divise, nel senso che i due non si incontrano, non parlano, non hanno niente in comune, fino a che un giorno anche Aomame avrà modo di scoprire qualcosa ed entrare in contatto con questa setta dalla quale proveniva la ragazza, appunto la scrittrice della Crisalide d'Aria. Basta, non dico altro perché poi scoprirete leggendolo se i due si rincontreranno o no e cosa succederà. In realtà, insomma, c'è una particolarità del libro che poi ho scoperto leggendo anche, informandomi anche di altri libri, che è un po' una particolarità di Murakami, di inserire del fantastico. Quindi vi dico soltanto che il racconto della Crisalide d'Aria, appunto l'opera della ragazza giovane che ha scritto questo libro che è candidato al premio, lei racconta di questi little people, personcine che arrivano la notte e che con i fili d'aria tessono una crisalide d'aria. Quindi una cosa totalmente fantastica, però che Fukaeri, la scrittrice, dice di aver visto realmente. Quindi il reale si unisce al fantastico, ma in ogni caso, essendo dato che io non sono una grande appassionata di libri di fantascienza, è veramente marginale, o comunque si legge veramente veramente bene, perché è comunque ambientato in un mondo che è reale. Aomame chiamerà 1Q84 l'anno in cui vive, che non si accorge non essere più 1984, perché sono cambiate delle piccole cose di cui solo lei si è accorta, ma se si rende conto che queste piccole cose gli fanno capire che non vive più nel mondo dove è nata, ma che qualcosa in un momento della sua vita lei ha cambiato dimensione ed è arrivata in questo 1Q84. So che la trama sembra un po' intricata, detta così, però in realtà è veramente carino, si capisce veramente bene, perché non ci sono tantissimi personaggi, quindi scorre bene ed è veramente veramente chiaro. In più lo scrittore scrive bene. La fine è particolare, molto molto carina, e in ogni caso non è che ha troncato il discorso a metà, quindi che uno proprio, se non prende il terzo, muore. Quindi in ogni caso io aspetterò, ora avevo anche da leggere altri libri, però ovviamente comprerò anche il terzo perché voglio sapere come va a finire definitivamente la vicenda. Quindi comunque anche questo consigliato, perché è molto bello e lui scrive veramente molto bene. Quindi se vi interessa, in ogni caso Murakami ha scritto anche dei libri molto più piccoli di questo, quindi se volete cominciare anche da quelli magari è più capibile. Andando avanti, ero sempre al mare e mi ero portata dietro un libro che avevo comprato pochi giorni prima di partire, che mi aveva colpito molto la copertina, la trama. Era questo qui, Tre donne forti. Addirittura c'è anche scritto nel retro che la scrittrice, non mi ricordo dove era scritto, che aveva vinto anche il premio Goncourt. Ecco qua, Tre donne forti ha vinto il premio Goncourt 2009 ed è stato tradotto in 26 paesi. Tre donne forti, una trama avvincentissima. Dico, va, questo è il libro perfetto. No, non leggete questo libro, non leggete questo libro. Ma cosa è venuto in mente di dargli anche dei premi? Allora, prima di tutto la trama. Una trama che, se, boh, chi l'ha scritta
non aveva letto il libro, penso, perché... Allora, prima di tutto non è una vicenda di tre donne forti che hanno delle vite che si intrecciano, no. Semplicemente il libro è diviso in tre parti, ogni parte parla di una donna diversa. La prima donna. Vi leggo la trama della prima. Nora, avvocato quarantenne, torna in Senegal per aiutare il padre, un patriarca implacabile. Allora, sì, Nora torna in Senegal per aiutare il padre. No, il padre l'ha chiamata, lei va lì e scopre che suo fratello è in prigione, lei è un avvocato e suo padre vorrebbe che lei lo difendesse. Quindi, per aiutare il padre, già no. Poi non fa riferimento a questo fratello, quindi è la storia principale. In ogni caso, questa donna arriva e viene descritto un po' il rapporto con un padre non affettuoso, un padre egoista, attaccato ai soldi, insomma, questo ci sta. E lei praticamente si ritrova a difendere il fratello, non vi dico di cosa era accusato, perché comunque è l'unica cosa interessante della storia. Anzi, ve lo dico, tanto non lo dovete leggere questo libro. Era accusato di aver ucciso la moglie, la nuova moglie del padre, ma in realtà si scopre che non è stato lui a ucciderla, che sta soltanto coprendo il padre, perché praticamente la moglie del padre, che era molto giovane, aveva avuto una relazione con questo figlio. Ovviamente non era il figlio di lei, ma era il figlio di una moglie precedente. Loro due si amavano, il padre l'ha scoperto e ha ammazzato la moglie traditrice. E poi è andato da sua figlia e ha detto: io sono vecchio, perché devo andare in galera io? Vacci te, perché io ci muoio in galera, ma lo vedi come sono messo? Ecco, e quindi sto figliolo è andato in galera per coprire il babbo che gli ha ammazzato la donna che amava. Bello. In ogni caso la storia non finisce, perché lei non si sa se lei decide di aiutarlo, ma non si sa se alla fine riuscirà o no a farlo scagionare, a mandare in galera suo padre. Poi ha un fidanzato che non la rende felice, perché vive alle sue spalle, vive con i suoi soldi. Bella donna forte, una che continua a vivere con una persona così. Lascialo. No, va bene. Seconda storia. Fanta ha lasciato Dakar per seguire un marito che non la rende felice nella più tetra e razzista provincia francese. Allora, questa trama, non so, è di un altro libro, penso, perché... questa Fanta, prima di tutto, non è la protagonista della seconda storia, ma è il marito. Viene raccontata una giornata di vita di questo marito che ha avuto una discussione con la moglie la mattina ed è tutto preoccupato, perché dice: oddio, cosa gli ho detto? Io ho detto delle cose gravi, non avrei dovuto. Entra in paranoia completa, va via dal lavoro, infama le persone, va in giro, ma sta in macchina, non è normale, ok? Ha dei comportamenti assurdi e va praticamente. E intanto lui racconta che la moglie l'ha tradito con il suo datore di lavoro, che però alla fine lui l'ha scoperto e lei ha deciso di rimanere col marito e di lasciare l'amante. Ecco tutto quello che sappiamo di Fanta. Cioè, allora, è una donna forte? Una donna che non sa risolvere i problemi, prende e si piglia l'amante? No, non è una donna forte. Io non ho parole. Poi basta, poi c'è scritto che è nella più tetra e razzista provincia francese. Ma dove? Non c'è scritta questa cosa, assolutamente no, non si parla assolutamente del razzismo, di niente. Oddio, una cosa, vabbè, lasciamo perdere. Terza storia, cade una giovane vedova africana che per la sua infertilità viene allontanata dalla famiglia e fugge in Europa clandestinamente. Oh, questa è l'unica trama che ci ha un pochino azzeccato. Questa ragazza, va bene, appunto non ha avuto figli, il marito è morto e la famiglia di lui non la vuole tenere, la caccia, cerca di farla evadere, diciamo andare via dal paese clandestinamente, ma servono tantissimi soldi, quindi lei si ritrova ad avere l'aiuto di un uomo accanto a sé, un uomo che però non... alla fine non si rivela veramente fedele a lei. In ogni caso ha una serie di avventure tragiche che la porteranno alla fine ad arrivare al confine, e non vi dico come va a finire, ora lo so che non comprate il libro per leggere le ultime 100 pagine, però in ogni caso è la storia più avvincente, la storia più commovente, ed effettivamente insomma questo è anche un finale, quindi in ogni caso si capisce bene come va a finire. È una bella storia, l'ultima e l'unica bella storia. Ho letto poi tra i commenti del libro che qualcuno aveva suggerito: questo libro si doveva chiamare Tre uomini deboli, no? Tre donne forti. E infatti aveva molto più senso, tanto che sono andata a vedere qual era il titolo originale, però il titolo originale è uguale, Trois femmes puissantes, che sono tre donne forti appunto in francese, quindi
Niente, questo no, sconsigliatissimo, l'ho letto proprio a sforzo, perché lo volevo finire, però no. Ultimo libro che ho letto durante appunto l'agosto è stato questo qui, Splendore, di Margaret Mazzantini. Ho deciso di prendere questo libro perché in realtà sono andata a vedere la presentazione che faceva qui vicino e l'ho comprato anche perché mi ha fatto molto piacere, me l'ha autografato, l'ho fatto autografare per me e la mia mamma, Barbara e Martina, e è stata insomma una serata veramente molto interessante. Non avevo mai visto una vera scrittrice, diciamo, comunque una scrittrice famosa, e mi ha fatto piacere sentire le domande che gli venivano fatte, cosa rispondeva, quindi è stato molto carino. Il libro l'ho letto volentieri, però mi è piaciuto e non mi è piaciuto, perché da una parte perché comunque è un romanzo molto molto classico, nel senso che è un racconto di eventi che si succedono e non sembra, non c'è niente che tiene un po' attaccata alle pagine quasi fino a quasi la fine, quindi non è proprio il genere che io amo. È la storia di due ragazzi che si amano, quindi due gay. Ed è il racconto dal punto di vista di uno dei due, Guido, che tra l'altro si chiama Costantino, ed è la storia di loro due da piccoli fino ad adulti, quando loro hanno cominciato a rendersi conto di piacersi, quando c'è stato il primo bacio, il primo contatto, e poi narra che la vita li ha destinati a due strade molto molto lontane, perché Guido andrà ad abitare a Londra dove diventerà professore, mentre Costantino rimarrà a Roma. I due però, nonostante la distanza, non si abbandoneranno mai, quindi continuano a vedersi di tanto in tanto, e anche se si vedono una volta ogni 2-3 anni, loro non possono fare a meno di riscoprire l'amore che provano l'uno per l'altro. Verso la fine poi c'è un colpo di scena, o meglio, è un evento che farà un po', scatenerà un po' di confusione nel loro rapporto, e che porterà inevitabilmente al finale, che è, devo dire, sorprendente. Non mi è tanto piaciuto, però comunque mi ha sorpreso. Cos'è che non mi è piaciuto tanto? Diciamo, il modo di scrittura è un po' particolare, nel senso che sono tutte frasi brevi, molto spesso è un rimando a qualcosa che vuole in realtà dire, nel senso che ci sono delle descrizioni, ogni tanto anche delle cose che succedono, che sono più descrizioni di sensazioni che di fatti, quindi a volte più un'intuizione capire che cosa in realtà succede. E poi non mi è piaciuto il fatto che questi non sono veramente gay, nel senso che loro si sposano con due donne, hanno dei figli, cioè vivono due vite da eterosessuali, ma oltretutto non è nemmeno di dire hanno una famiglia di facciata, e quindi loro in realtà dentro di sé sono gay e quindi vanno con gli uomini, no? Loro vanno solo tra di loro, quindi loro è come se provassero attrazione solo l'uno per l'altro, poi basta. Poi per il resto anche Guido dice di amare la moglie, la ama, la trova bella, ci fa l'amore, Costantino addirittura ha dei figli con la moglie, quindi non è così, non lo so, ormai che si stava parlando di una coppia gay, che comunque è un argomento anche abbastanza scottante, un argomento che quasi quasi tabù, avrei preferito una coppia classica, dei veri gay praticamente, che sono appunto attratti dagli uomini, che avrebbe magari anche aiutato ad aprire un po' la mente delle persone. Invece così è, non lo so, è un pochino sminuito, perché sì, si amano da impazzire, ma si amano solo loro due, ecco, così. Delle descrizioni molto molto belle, soprattutto quando loro sono insieme, delle sensazioni, anche quando per esempio Guido vede Costantino, descrizioni del fisico, cosa prova, cosa vorrebbe fare, sono veramente molto molto belle e reali, perché alla fine credo che tutti le pensino, indipendentemente che siamo uomini o donne, o che lo proviamo per un uomo o per una donna, quindi quelle mi sono risultate veramente veramente belle. Poi c'è una cura dei particolari, una cura in descrizione anche di Londra e di quello che c'è intorno, dei viaggi, delle persone molto ben delineate, insomma mi è piaciuto, per questo mi è piaciuto. Purtroppo ho detto c'è un finale un po' stranino, anzi se qualcuno di voi l'ha letto mi fate sapere nei commenti cosa ne pensate del finale, perché io l'ho interpretato in una certa maniera, però non lo dico perché non voglio fare spoiler. Però non lo so, magari non voleva dire questo, io l'ho interpretato in un modo un po' così, un po' negativo.
Per il resto, ecco, diciamo, è comunque un bel libro, sicuramente leggibile. Poi la Mazzantini è famosissima e apprezzatissima, e quindi in ogni caso se avete modo di leggere, magari aspettate la versione economica, questo mi ha costato 20 euro, uscirà sicuramente la versione economica, anzi penso addirittura l'abbiano fatta anche la Mondadori, l'abbia fatto in flipback, e dovrebbe venire qualcosa meno, anche se non tanto, però insomma, io vi consiglio quello lì, soltanto per non spendere un sacco di soldi, però... è comunque da leggere. Bene, ragazzi, è finito, e questo è il video delle mie letture di luglio-agosto. Vi annuncio già da ora che metterò a breve un video di una con la mia esperienza, praticamente, dato che ogni tanto presento degli spettacoli, ho avuto l'opportunità di intervistare un prete che ha scritto un libro qui vicino a dove abito io, e abbiamo creato una serata un po' sullo stile appunto delle serate di intervista a scrittori più famosi, insomma, comunque più conosciuti, quindi abbiamo creato un piccolo salotto su un palcoscenico dove ho parlato sia di libri di autori locali che del appunto intervistato l'autore di questo libro che si chiama Dal Casentino alle Ande. Ed è stata una bellissima esperienza, e vi metterò un video un po' riassuntivo di quello che ho fatto, perché comunque siamo sempre in tema libri. E poi un'altra cosa che volevo dire è che vi lascerò qui sotto anche il link del mio blog e della mia pagina Facebook, perché nel blog ci metto anche le recensioni scritte via via insomma. E niente, ci vediamo al prossimo video, vedrò se ho qualche idea, farò un video durante il mese, se no ci vediamo con le letture di settembre. Ciao, alla prossima!